Sì, ragazzi, la Ferrari ha vinto a Melbourne. Ha vinto a Melbourne. Non so, se solamente me l'aveste detto ieri, l'altro ieri, una settimana fa, insomma, se me l'aveste detto prima della gara, non ci avrei mai creduto. Per quanto ieri le qualifiche siano andate comunque, diciamo bene, perché alla fine ci trovavamo a 2 o 3 decimi da Hamilton, dalla Mercedes. Beh, mi sarei immaginato che questa gara sarebbe stata, sì, magari divertente. Avremmo visto magari una Mercedes lì vicino, ma si sarebbe conclusa un po' come la qualifica Hamilton. Vettel e Bottas invece no, invece ha vinto Vettel. Ah, è stato meraviglioso, è stato incredibile. Ne valsa la pena quindi alzarsi presto questa mattina, dormire pochissimo perché poi perché la gara coincide anche col cambio ora, quindi abbiamo dormito ancora meno di quello che era tutti i nostri pronostici, però ne valsa veramente la pena. Ha vinto la Ferrari. Sì, perché mancava da tanto tempo, mancava veramente da tanto tempo una vittoria, ma anche poi semplicemente un buon piazzamento o semplicemente una gara dove si poteva dire wow. Siamo lì, ma anche semplicemente nella prima metà gara, nei primi 16 giri, 18 giri prima che Hamilton si fermasse, dicevo, dai, siamo a 2 secondi, 2 secondi e mezzo, 3, voglio dire, siamo lì. Non so voi, ma l'anno scorso era ogni volta un po' una depressione, voi guardavate, noi guardavamo le gare considerando che le posizioni partivano dalla terza in giù perché gli altri facevano un altro sport, e invece, ok, non montiamoci la testa, perché questa è solamente la prima gara e anche Melbourne, sappiamo che la Ferrari si è sempre trovata abbastanza bene su Melbourne, il Gran Premio, il Mondiale si evolverà, le macchine continueranno a svilupparsi, non abbiamo più la questione delle sponsate dei gettoni. Può cambiare tanto le dinamiche si andranno a sviluppare, però partire così è una buona dose, una buona carica per il team, per Maranello, ma anche per noi tifosi, insomma, vederla lì, ah oh, sì, che figo! Bello, bello. Ne approfitto dell'entusiasmo generale, ragazzi, ma non volete mettere un pollicino in su in questo momento per questa Ferrari? Sì, vediamo anche un po' di vedere cosa è successo durante questo Gran Premio. Vi va? Facciamolo insieme. Possiamo fare riassumendo con delle pagelle. Lanciate un po' così, non mi sono preparato niente, non ci ho pensato, quindi sicuramente non parlerò di tutti i piloti, ne parlerò solamente di qualcuno, giusto così per darvi un piccolo spot veloce di quello che è successo durante il Gran Premio di Melbourne. Partiamo con Vettel che si merita un 10 pieno, ma un 10 pieno alla... sì, 10 pieno forse non perché alla Ferrari in generale, perché dobbiamo considerare che c'è anche Raikkonen che non ha brillato. Però un 10 a Vettel e alla scuderia, perché la vittoria non è maturata solamente da una buona prestazione, eccellente prestazione, diciamo, perché sminuire un'eccellente prestazione di Vettel, ma anche da una strategia giusta. Quando Hamilton è rientrato, se mi fosse aspettato la tipica Ferrari dell'anno scorso, bene, la prossimo giro Vettel si ferma, l'undercut l'ha fatto Hamilton, rimarrà dietro, la gara finirà così. Invece no, invece hanno aspettato fare l'esatto opposto dell'undercut, quindi l'overcut possiamo chiamarlo, hanno aspettato ed è stato perfetto perché proprio Hamilton si è trovato dietro al nostro amico Verstappen, il nostro movimento MAV oggi si trasforma in FAV, forza anti-Verstappen, no, no, non funziona ancora. Beh, comunque, grande Verstappen che ha tenuto dietro per quei 4 giri Hamilton, non gli ha permesso di allungare il passo, e così Vettel poi è uscito esattamente davanti a Verstappen, e da lì si è iniziata a concretizzare l'idea che potesse vincere. Quindi, ottimo lavoro di Vettel insieme alla scuderia che hanno scelto la giusta strategia anche con le gomme soft e non super soft. Probabilmente potevano azzardare il super soft, sarebbero andati fino alla fine, l'abbiamo visto con Verstappen, però una scelta più conservativa che comunque ha pagato. Subito dopo arrivano gli altri con dei voti un po' più bassi. Beh, il 10 se lo merita chi ha vinto, ma soprattutto che è stato impeccabile, credo sia stato l'unico oggi. Hamilton, Bottas, anche lo stesso Verstappen, a tutti gli darei un bell'otto perché comunque hanno fatto il loro. Hamilton non si può meritare un voto più alto perché in qualche modo comunque ha avuto qualche difficoltà, non ha gestito benissimo magari le proprie gomme e abbiamo visto forse la piccola criticità di questa macchina che effettivamente si è prestata a dover sottomettersi, diciamo così, a un pit stop un po' anticipato. Ha rovinato forse un po' troppo presto le gomme e questo probabilmente è stato la chiave di volta di tutta la gara. Anche Verstappen, diciamolo, ha fatto la sua gara, un bellotto se lo merita, non poteva far più di così, anzi si è dimostrato anche molto aggressivo verso la fine dove iniziavo a temere per Raikkonen. Che non si può prendere più direi la sufficienza è un po' cattiva. Dai, diamogli un bel set di incoraggiamento perché comunque non ha trovato il passo per tutto il weekend, però si è strappato il giro veloce, la soddisfazione del giro veloce proprio nell'ultimo, scusatemi, nel penultimo, terzultimo giro. Bravo Raikkonen, bravo, non, così.
di incoraggiamento. E poi tutti gli altri, adesso sarò un po' generale sugli altri, dove mi soffermerò solo su alcuni. Un po' di dispiacere per Ricciardo in Australia, un po' sfortunato, sarebbe stato bello vederlo partire sulla griglia e soprattutto vedere completare la gara. Per quanto riguarda tanti ritiri, tanti forse troppi guasti tecnici, la Ask con Grosjean ieri aveva fatto un lavoro pazzesco, mi sarei già immaginato Grosjean in settima posizione oggi. Poverino, non ha chiuso la gara, inconveniente tecnico, come per il compagno di squadra Magnussen, che tanto fa, è molto più lento, ma vabbè, questo è un altro discorso. Renault un po' in difficoltà con Palmer, ma bene con Hülkenberg. Emozionante quando si sono trovati, se non erro, McLaren, non mi ricordo chi era dietro ad Alonso, pilota dietro Alonso, scusatemi, Hülkenberg lì tra i vicini. È stato abbastanza emozionante quel tentativo di sorpasso dei tre, se la stavano giocando proprio sul rettilineo, si sono aperti a ventaglio in tre, è bello la Formula 1 anche per questo. Giovinazzi, due parole per Giovinazzi, che cosa possiamo dire, è finito la gara, quello che doveva fare, molto conservativo, però a differenza di Ericsson ha finito la gara, quindi possiamo vederlo già come un punto positivo. Poi per il resto non abbiamo visto molto di più, però facciamo anche una critica a questa Formula 1, una Formula 1 più veloce, non per forza più emozionante, perché siamo trasportati adesso dall'entusiasmo, la Ferrari ha vinto, fighissimo, ok, però com'è stato il Gran Premio? Magari ha contribuito l'orario, certamente non eravamo tutti sveglissimi e brillanti, ok, va bene, quindi eravamo un po' sopiti nel seguire il Gran Premio, ma poi cos'è successo durante il Gran Premio? Noioso, cioè il Gran Premio è stato noioso, mettiamo da parte l'entusiasmo che possiamo avere per vedere la Ferrari, oh, fighissimo, ma poi sorpassi, ma noi contiamo veramente sulle dita di una mano. Bagarre in generale non si è vista, le macchine quando iniziavano a essere una vicino all'altra non si sorpassavano. Immaginate solamente che depressione vedermi Verstappen che girava a 7 decimi più lento di Hamilton, quando Hamilton si è trovato dietro di lui, gomme diverse, però Hamilton gomma nuova, non è riuscito neanche ad attaccarlo, ad avvicinarsi. La Formula 1 ha cercato di portare la spettacolarità in vetture più estreme, ma non per forza vetture più estreme si tradurrà durante quest'anno in gran premi più emozionanti. Le emozioni forse deriveranno più dalla fine, da come finiranno le gare, come quest'oggi, però per oggi valutate in maniera oggettiva come è stato lo spettacolo che ci ha offerto. Scarso. Poi, questo è il mio punto di vista, magari mi avrete modo di dibattere e dire tutt'altro qua sotto, quindi la libertà come al solito qua sotto nei commenti. Adesso vi ricordo di lasciare un pollicino in su per l'entusiasmo, io vi saluto, magari potremmo fare un appuntamento settimanale con i Gran Premi, insomma la domenica sera, le pagelle, fate un po' meglio oggi ragazzi, dovevo venire subito qua con questo video per parlarvene. Contento, dai, inizia bene la stagione, sappiamo ancora che la macchina da battere resta la Mercedes, non illudiamoci ragazzi, non facciamoci pippe e segotti mentali, perché una gara non è per forza pronostico di come andrà il resto del mondiale. Bene ragazzi, grazie di tutto, buona continuazione, rimanete su questo canale per non perdere i prossimi video chiaramente, quindi iscrivetevi, sono Legosto 90 e ci becchiamo alla prossima, ciao. Sì, è possibile, è mobile.